C'è un ingrediente fondamentale, senza il quale è impossibile una vera e profonda comunicazione. Questo ingrediente è il silenzio. Sì, il silenzio è un po' come un collante che permette alle parole di arrivare a destinazione, permette ai gesti di essere compresi. Ma anche il silenzio di per sé può essere esso stesso una grande forma di comunicazione. A volte ancor più delle parole, ancor più dei gesti. Pensiamo ad esempio, qual è il fattore per cui noi comprendiamo che stiamo veramente bene con una persona? Quando riusciamo a stare in silenzio senza imbarazzo. E allora ho cercato di pensare a quali sono i motivi, le situazioni per cui il silenzio è veramente importante nella comunicazione e diventa esso stesso comunicazione. Me ne sono venuti in mente 6, se poi a voi ve ne vengono in mente altri, aggiungeteli qui sotto. Innanzitutto il silenzio è ascolto. E senza ascolto non può esserci vera comunicazione. Senza silenzio la comunicazione diventa un monologo oppure un dialogo tra sordi, chissà quante volte ci è successo di viverla così. E allora il silenzio invece è fondamentale, perché il silenzio diventa quella porta attraverso la quale noi riusciamo ad ascoltare e quindi ad accogliere l'altro nella nostra vita e nella nostra interiorità. Ma anche le parole hanno bisogno di silenzio, e le parole pronunciate senza che a monte ci fosse un silenzio profondo, meditato, allora rischiano di essere vuote, rischiano di essere superficiali, rischiano di essere chiacchiere. Pensaci, le parole più importanti sono quelle che nascono da idee generate e cullate nel silenzio. Mentre stai parlando, poi, le pause di silenzio sono quelle che spesso danno spessore, valore alle parole che stai dicendo. I grandi oratori, prova ad ascoltare un discorso, non so, di Obama, di Martin Luther King, nota come siano capaci i grandi oratori di utilizzare non solo le parole in un modo meraviglioso, ma siano capaci soprattutto di sfruttare i silenzi per dare peso a quello che stanno dicendo. Il silenzio crea quell'atmosfera che permette alle parole che stai dicendo di arrivare in profondità con ancora più efficacia. Come dice poi Enzo Bianchi, c'è un silenzio che è antidoto all'aggressività, un silenzio che esprime mitezza, che rompe il cerchio della violenza e che diventa un ponte per qualcosa di inaspettato. Ad esempio, immagina di essere nel bel mezzo di una discussione particolarmente animata, verbalmente aggressiva, violenta, e prova a fare questo esperimento. Invece di opporre parole e parole in un circolo vizioso che spesso fa salire ancora di più la tensione, prova a fermarti. Prova ad opporre un silenzio fermo alle parole aggressive dell'altro. Accadrà qualcosa di nuovo, qualcosa di destabilizzante, perché spesso nelle discussioni particolarmente animate, che cos'è che ci si aspetta? Beh, ci si aspetta che l'altro risponda sempre a quello che diciamo. Se noi invece riusciamo a fermarci, a mettere un po' di silenzio in quella discussione aggressiva ed animata, potrà succedere che l'altro rimanga un attimo destabilizzato e ci chiederà: e beh, perché non rispondi? Perché stai zitto? Proprio in quel momento, a partire da quel silenzio, ecco che finalmente potrai introdurre qualcosa di nuovo, perché quel silenzio avrà creato un'aspettativa di qualcosa di diverso. In certi casi il silenzio potrebbe anche apparire come un muro di gomma, come un disinteresse, come un'indifferenza di fronte all'altro. E allora questo però è un silenzio negativo, non vogliamo opporre un tipo di silenzio di questo genere. Se invece in te c'è un desiderio sincero di una comunicazione più profonda nei confronti dell'altro, allora quel silenzio, magari abbinato ad un gesto non verbale di vicinanza, di accoglienza, potrà diventare proprio quel silenzio il ponte per far nascere qualcosa di nuovo, per introdurre un elemento diverso di comunione in quella discussione particolarmente difficile che state vivendo. Anche i genitori in certi casi possono avvalersi di una forma di silenzio particolarmente profonda ed efficace. Quando ad esempio ci sono
situazioni, gesti, parole particolarmente forti opposte dai figli nei confronti dei genitori. Ecco che i genitori possono introdurre nel rapporto quello che Daniele Novara chiama la tecnica del silenzio attivo. Ad esempio, il genitore potrebbe dire così: guarda, queste tue parole mi hanno particolarmente colpito e ferito. Adesso non voglio più parlarne. Pensiamoci, riflettiamoci e basta. Questa tecnica del silenzio attivo può durare alcuni minuti nel caso di figli particolarmente piccoli o anche un giorno nei confronti di figli più grandi, adolescenti. In ogni caso è un momento di silenzio che può spingere sia i genitori ma soprattutto i figli a riflettere su quello che è accaduto. Infine c'è un silenzio che riesce ad esprimere ciò che le parole veramente non riuscirebbero a dire e a raccontare. Perché in quel momento le parole potrebbero togliere invece che aggiungere. Nell'amore, nella preghiera, nella contemplazione, nel rapporto con Dio, nell'arte, di fronte alle meraviglie della natura, di fronte al mistero della vita. Spero di averti dato qualche spunto per comprendere come il silenzio sia veramente un fattore fondamentale nella tua comunicazione. Oltre a lasciare un mi piace al video e a condividerlo, iscriviti anche al canale e attiva anche la campanella se vuoi, così non ti perderai nessuna delle notifiche quando arriveranno nuovi video.